Assessore Generoso Andria, la provincia di Salerno si dimostra ancora una volta vicino ai suoi monumenti con il restauro. Sicuramente sì, un cambio di indirizzo, sostanzialmente l'economia va interpretata in modo totalmente diverso. Dobbiamo perdere l'antico concetto di posto fisso che non può essere cambiato, un lavoro in America, ecco, in pochi anni, in 10 anni qualche giovane valente cambia addirittura 20 lavori. Ecco, allora questo è l'aspetto, recuperare quello che si può offrire, essendo una nazione, un territorio il nostro, così dedito e così colmo di beni culturali, l'attività del restauro può essere estremamente interessante. Ed è interessante anche che ci siano degli specialisti, troppe persone sostanzialmente improvvisate. Io recentemente, lo dirò qui nel convegno, ho avuto la disavventura di far restaurare un quadro a Roma, il quadro è stato totalmente ridipinto. Quindi c'è stata un'aggressione a quello che era l'opera d'arte. Allora ecco, dobbiamo dare questo tipo di specializzazione a chi segue degli studi, dei corsi, in modo da identificare quali sono i percorsi per un corretto restauro. Vado ancora oltre. Ecco, noi abbiamo queste possibilità che derivano dal territorio, dall'artigianato di eccellenza, dall'agricoltura. Dobbiamo utilizzare e tra virgolette sfruttare queste possibilità. La nostra vocazione è questa, non è certo la vocazione della grande industria, ecco, ma a volte siamo non totalmente pronti a concretizzare questo grande patrimonio che è in nostro possesso. Mario Andresano, presidente provinciale della Casa Artigiani, oggi workshop dell'economia nella cultura del restauro entra nel vivo. Ma indubbiamente sì, perché noi vogliamo, a parte la giornata di lavoro che è stata già svolta ieri, nei temi un poco più specifici, professionali, gli incontri che sono stati avuti, ci sono stati ieri per quanto riguarda le tecniche, per quanto riguarda il nuovo materiale e quant'altro. Oggi noi facciamo questo convegno proprio per dare un maggiore, come dire, incisività e orientamento a quelle che possono essere ovviamente le opportunità che le imprese, e quindi anche coloro i quali vogliono affacciarsi in questo settore, avranno a disposizione o hanno già a disposizione. Un confronto tra giovani restauratori e imprese del settore, imprenditori, quale apporto può dare questo confronto al mondo del lavoro e in particolare a quello del restauro? Ma guardi, diciamo qui la risposta richiede un po' di tempo, perché bisogna fare una disamina di quelle che sono le cose che sono state messe in campo. Ovviamente l'incontro tra il giovane e chi chiaramente già fa questo tipo di attività significa trasferire le esperienze, il know-how, trasferire quelle che sono, diciamo, le quotidianità del laboratorio, dove io dico che il giovane dovrebbe vivere, dovrebbe stare nel laboratorio per poter avere proprio, diciamo, a contatto di comodo con il maestro artigiano e rubare tutti quelli che sono gli accorgimenti del mestiere. Quindi questo dovrebbe essere anche il futuro, però diciamo già un incontro teorico, già la possibilità di interscambiare idee e possibilità di lavoro, secondo me abbiamo fatto già un passo avanti.